Benvenuti nell'atelier di Mattia. Ciao Mattia. Ciao Giuliano. Anche oggi 3 minuti per parlare di un'opera, di un disco e di una canzone. Ti lancio un messaggio così, tu come me lo rimandi? Nella bottiglia. Questo è Message in a Bottle. I Police. Stiamo parlando dei Police. Attenzione, qua entri nel mio campo, eh. Lo so, infatti dopo volevo chiederti una cosa. Questo è l'album, pronuncialo tu perché questo nome qua. No, è facile. Regatta de Blanc. Regatta de Blanc, 79. Ok, 79. E l'album e la canzone è appunto Message in a Bottle. Questa canzone, io ti parlo di come l'ho vista io, insomma, cosa ho interpretato. La canzone di scritta, mi pare, da Sting, parla della solitudine dell'anima. In realtà il naufrago a cui si riferisce nella canzone dice: ho scritto un messaggio, l'ho messo nella bottiglia. Lui si sente solo nel mondo, quindi dice: ho scritto un messaggio, mi sento solo e domani questo messaggio lo metterò nella bottiglia e lo lancerò nel mare. Dopo passa un po' di tempo e dice: non si è ancora visto nessuno, scriverò un altro messaggio nella bottiglia, lo metterò dopo un anno, lo lancerò anche questo nel mare. Dopo la canzone continua, a un certo punto sulla spiaggia mentre sta passeggiando si accorge che ci sono migliaia di bottiglie tutte con dentro un messaggio, quindi come a dire che non è l'unica persona che si sente sola. Evidentemente no. Perché ho interpretato? Come l'hai interpretato? Secondo te cosa vedi? Questo è il vinile, quello è un vinile. È piccolino. Sì, è piccolino, l'ho tagliato. Perché la mia idea, non so se ci sono riuscito, a quanto pare no, è quella di vedere, di interpretare una bottiglia vista dal fondo della bottiglia. Quindi io invece stavo dicendo da sopra. Dall'alto, sì, in realtà si può. Io ho cercato di interpretare dal fondo, quindi dal fondo della bottiglia e si vede queste sfumature del vetro per arrivare al blu e il vinile sarebbe il tappo. Bottiglia. E io non c'è anche il messaggio. Visto da sopra. Non c'è il messaggio appositamente, non ho messo dentro nulla proprio perché non stiamo parlando del classico naufrago che lancia il messaggio, ma stiamo parlando di un'altra cosa, quindi non ho voluto mettere dentro niente. Questa è la mia interpretazione di Message in a Bottle. È bello, anche questo è bello. Anche questo. Ti volevo prima, ti ho detto, ti voglio chiedere una cosa, perché io so che tu hai qualche confidenza con la batteria, no? Sì. E so, ne so. Cosa ne pensi di Copland? Stewart Copland è bravo, è un batterista nervoso, no, però... No, ti dico questo, bravo. Perché in realtà non si parla quasi mai della batteria dei Police, che a me piace tantissimo. No. Ad esempio, sono in tre, non puoi parlare sempre, solo di Sting. Questa canzone è entrata, mi pare, nel top 100 come brani, come solo di chitarra, che voglio dire. Non è che ci... però magari mi sbaglio io. Allora, Copland ha un modo particolare, quando lo senti suonare... Sì, appunto, si riconosce. È Stewart Copland, è lui, proprio ha un tiro dalla Madonna, che in gergo vuol dire che ha un tiro dalla Madonna. Certo. È bravo, io... E non lo so, cosa dire? Secondo me, ma questo è il mio parere, è poco apprezzato, però magari. No. Cioè, io parlo nel settore, allora credimi, è più che apprezzato. Voglio dire una cosa di questo disco: Walking on the Moon, l'altra canzone, come tutte belle. Penso. Il video di Walking on the Moon dove è stato girato? Non lo so. È stato girato a Cape Canaveral. Ah. Infatti, loro lo girano. Avranno avuto, credo, un permesso speciale. Immagino. Suonano sui missili. Sì, adesso che me lo dici mi sta venendo in mente, vero? Tra l'altro ho interpretato anche quel quadro lì, te lo farò vedere. Anche Walking on the Moon, sì, sì, assolutamente. Vabbè, prossimo giro. Lo faremo, perché adesso i minuti sono finiti a nostra disposizione. Grazie Police, grazie Mattia, grazie, ci vediamo alla prossima opera. Ciao. Alla prossima.